Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere un altro sistema di diagnosi OBD2. Questo è della Launch, modello CRP123E. Cosa di particolare? Innanzitutto costa meno di 200 euro, però ha tante funzioni, ma ha anche tante recensioni su Amazon. Come sapete, quando io vedo che un prodotto su Amazon ha tantissime recensioni e che sono praticamente tutte positive, ve lo dico, ci tengo in modo particolare, perché vuol dire che tante persone lo hanno provato e si sono trovate bene, considerando pure che non tutti lasciano le recensioni soprattutto. E se questo prodotto ha 1009 recensioni positive, praticamente quasi 5 stelle su 5, vuol dire che migliaia e migliaia di persone lo hanno provato, quindi è un prodotto effettivamente valido, altrimenti in tanti si sarebbero lamentati. E oggi vi farò vedere delle prove basilari, quindi lo accenderemo, vedremo il collegamento all'autovettura, vedremo quello che troviamo all'interno della confezione, vi farò vedere pure la funzione demo che vi fa capire pure quello che fa quando trova degli errori. Io non ho degli errori all'interno della mia macchina, quindi questo non posso farvelo vedere, ma vi farò vedere qualcosina, quindi la collegheremo, vedremo per esempio i dati dal vivo e qualche altra impostazione. Quindi cambiamo inquadratura e guardiamolo, ma ricordatevi pure di andare a guardare il link giù, perché costa 199 euro, ma io potrei riuscire a ottenere un codice di sconto, non ne sono sicuro, ma ci proverò comunque a richiederlo, e potreste pagarlo ancora di meno di quella cifra. Quindi cambiamo inquadratura e vediamo come va. Dunque, questo è il prodotto in questione, il nostro scanner OBD, che serve per trovare errori all'interno della nostra autovettura, per resettare il service e tanto altro. Questa è la confezione con cui viene venduto, troviamo l'illustrazione con un meccanico che sta lavorando e qualche caratteristica tecnica nella parte posteriore. All'interno della confezione troviamo questa borsettina per trasportarlo comodamente, all'interno troviamo ovviamente tutti i cavi e un manuale di istruzioni. Vi faccio vedere pure come si fa il collegamento, quindi abbiamo questo tipo di connessione che va inserito qua nella parte in alto, quindi si avvita e dopo l'altra estremità si collega alla nostra presa OBD. In ogni autovettura ovviamente cambia la posizione e all'interno del menu di questo dispositivo abbiamo anche alcune indicazioni di dove si trovano solitamente questi tipi di collegamenti all'interno della macchina. Quindi lo accendiamo, è un sistema operativo Android, adesso era in stand by, ma quando è spento bisogna mantenere premuto, e la stessa cosa quando vogliamo spegnerlo. Quindi abbiamo diverse voci che una volta collegata questa presa alla porta OBD ovviamente si attiveranno riconoscendo di quale veicolo si tratta. Quindi ok, come vedete è andato in stand by, collego la presa OBD, si accende anche questo led di colore rosso, sta facendo la ricerca automatica del veicolo, comparirà il numero di telaio, compariranno tutte le informazioni riguardante l'autovettura, diamo ok, si mi chiede di connettermi, quindi prendo l'altro telefono, attivo l'hotspot perché possiamo collegarlo sia alla rete di un telefonino oppure a una rete wifi domestica, e tra l'altro come vedete ha una batteria interna ricaricabile. Nell'introduzione del video il dispositivo era acceso e si ricarica pure mentre lo stiamo utilizzando, infatti in questo caso la batteria sta aumentando di livello, è sotto carica. Quindi lo collego alla rete del mio telefonino e rifacciamo questa prova. Quindi come vedete mi sono connesso alla rete con il mio telefono facendo da hotspot. Adesso possiamo fare una scansione. Andiamo quindi nella voce specifica, possiamo fare una diagnosi oppure possiamo andare su OBD, ma possiamo vedere anche il livello della batteria. Quindi in questo caso abbiamo questa linea che ci indica il voltaggio. Come vedete la tensione sale e scende. Quindi andiamo su OBD2. Sta comunicando quindi con la nostra macchina, adesso cercherà il protocollo adatto, dopodiché ci dà il telaio, tutte le varie informazioni sul tipo di motore e possiamo quindi vedere i dati dal vivo. Guardiamo subito qualcosa che possiamo consultare velocemente e facilmente, come ad esempio i giri del motore. Potremmo vedere anche la velocità, possiamo vedere anche il chilometraggio, giri motore e portata dei gas di scarico. Confermiamo e qua abbiamo il chilometraggio, il numero di giri lo abbiamo qua sotto forma di numero, quindi in modalità testuale, oppure possiamo anche vedere un grafico. Come vedete accelerando sale il numero di giri, se io clicco su questa voce abbiamo questo tracciato con tutta la corrispondenza della salita e della discesa del numero di giri. Ma facciamo una diagnosi, quindi andiamo su questa voce, possiamo fare diagnosi intelligente, possiamo selezionare direttamente il tipo di macchina, facciamo diagnosi intelligente, quindi confermiamo, andiamo qua. In questo caso di nuovo farà come poco fa, quindi questa scansione VIN ci darà le informazioni sul veicolo e poi ci darà la possibilità di fare una diagnosi riportando anche il report di quello che il nostro dispositivo rileva eventualmente che non va nella nostra autovettura. Ovviamente tutto ciò va fatto sempre con il motore acceso. L'unica cosa, una delle poche cose che potete fare con il motore spento è per esempio la tensione della batteria e poco altro.
ma il 99% delle cose si possono fare solo ed esclusivamente con il motore acceso. In questo caso abbiamo la possibilità di vedere gli errori, quindi presenti nella nostra centralina, fra quelli attivi, quelli in attesa di essere definiti oppure quelli memorizzati. In questo caso non abbiamo nulla, però avremmo la possibilità eventualmente di cancellare, eccetera. Però facciamo subito una simulazione andando su demo, così vi faccio vedere quello che questo dispositivo è in grado di fare. Scegliamo un modello qualunque, per esempio Toyota. A questo punto facciamo un test veloce e quindi sta trovando degli errori. E mi dà la possibilità di creare un rapporto oppure di cancellare gli errori. Nel caso in cui ci fossero degli errori nella macchina, come vedete, ci dà alcuni valori, alcune cose che sono normali, e qua invece trova un errore. Quindi possiamo creare un rapporto, in questo caso ci sarebbe tutto il rapporto dei test, eccetera. Possiamo condividerlo inviandolo tramite mail. Possiamo però ovviamente anche cancellare gli errori, quindi andiamo sulla voce specifica, clicchiamo su sì, questo fatelo solo se siete sicuri di quello che state facendo, quindi in questo caso, come vedete, errore cancellato, quindi pure in questo caso si crea un rapporto e abbiamo tutte cose perfettamente riportate nel nostro report. Facciamo ricerca sistemi, anche in questo caso sta facendo una simulazione e andiamo a fare per esempio un test sugli airbag, quindi anche in questo caso possiamo trovare eventuali problemi e tutto quello che riguarda il sistema, quindi in questione. Come vedete è molto ricco come tipo di dispositivo, ovviamente da utilizzare in officina oppure se siete appassionati di autovetture e volete prendervi cura della vostra macchina per poter cancellare i vari errori che sono presenti sulla centralina, soprattutto se sono errori che avete già risolto e che quindi possono essere cancellati senza nessun problema. Ovviamente nel dispositivo possiamo anche fare alcune modifiche, quindi cambiare le impostazioni sia per quanto riguarda la rete che per quanto riguarda eventuale luminosità del display, il suono, eccetera, quindi anche personalizzabile. Essendo un dispositivo Android, come ho detto poco fa, ha molte impostazioni appunto personalizzabili, ma abbiamo anche la possibilità di scaricare alcune funzioni che sono a pagamento. Sul sito del venditore io ho trovato anche la scritta di aggiornamenti gratuiti, però non ho approfondito, quindi casomai mandate un'email o guardate sul sito perché qua abbiamo comunque qualche funzione che è possibile scaricare, quindi $45 di media e il prezzo non varia in base a quello che dovete prendere, ma abbiamo sempre lo stesso prezzo valido per tutto. Ovviamente il dispositivo è anche aggiornabile, quindi io l'ho già aggiornato, metterò delle immagini eventualmente in sovraimpressione nelle quali si vede che sto scaricando alcune di queste funzioni. Ovviamente non le ho scaricate tutte, mi sono preoccupato di scaricare solamente quello che poteva servirmi. Cliccando invece sull'icona con la scritta dati avremmo tutti i vari report, le registrazioni dello schermo, la ricerca pure del codice di guasto, per esempio se noi volessimo cercare un codice di guasto P2220 avremmo la possibilità di capire di quale tipo di problema si tratta, perché facendo una scansione avremmo questo codice e potremmo vedere effettivamente di cosa si tratta facendo anche una ricerca sul web. In questa voce invece abbiamo la possibilità, come vi dicevo, di vedere dove sono messe queste prese OBD all'interno della maggior parte delle vetture. I report, come vi dicevo, invece li troviamo tutti salvati all'interno di questa cartella. Ci sono diversi report salvati con diverse date perché ho fatto più di una prova. Diamo quindi direttamente un'occhiata su Amazon. Come vi dicevo poco fa, 1.009 recensioni positive. Abbiamo quindi diverse persone che hanno testato il prodotto e che l'hanno ritenuto un prodotto valido al punto da lasciare praticamente 5 stelle. Quindi guardiamo le immagini. Qua vediamo che ha per esempio la possibilità di fare un controllo del motore ABS, trasmissione e airbag, molte funzioni sono gratuite, tante altre invece, come vi ho fatto vedere, sono a pagamento. Fra quelle gratuite abbiamo il reset di diverse cose, per esempio olio, acceleratore, airbag, ma si possono acquistare tantissimi altri servizi. Quindi guardiamo in basso, per esempio qua abbiamo il reset olio, il reset acceleratore e il reset per quanto riguarda SAS, quindi queste sono delle funzioni gratuite. Però è possibile anche andare nella voce specifica, quindi acquistare dal negozio vari servizi extra. Per quanto riguarda invece il dispositivo, abbiamo diverse informazioni che riguardano, per esempio, la risoluzione del display, la grandezza dello stesso, quindi abbiamo un display touch da 5 pollici, un sistema operativo Android 7, una batteria molto capiente, soprattutto per quello che deve fare, ha un'autonomia elevatissima, da 6100 mAh, un display HD da 720p. La connessione che vi ho fatto vedere wifi e poi una memoria interna da 16 giga. Poi ci fa vedere alcune schermate con diverse funzioni, praticamente quelle che vi ho fatto vedere io poco fa. Quindi
Quindi un dispositivo che, se vi serve perché avete un'officina meccanica o comunque volete prendervi cura della vostra autovettura, può fare eventualmente a caso vostro. E quindi, ragazzi, se pensate che questo dispositivo possa andare bene per voi, date un'occhiata su Amazon, guardate pure quello che dicono gli altri acquirenti, quindi chi lo ha provato prima di me. Se quello che trovate scritto anche su Amazon dal venditore riguardo le funzioni di questo dispositivo può fare a caso vostro, procedete con l'acquisto, ricordandovi di guardare giù il link che troverete nel primo commento nella descrizione, soprattutto se c'è la possibilità di trovarlo associato ad un codice di sconto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione all'insù. Cliccate sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!